quando vuoi. Allora, Caterina Cervino, psicologa responsabile di questo progetto e coordinatrice. Dal 2010 ad oggi, un resoconto, lo stiamo chiedendo a tutti. Questo progetto ha avuto un percorso lungo, ma come avrete modo di vedere oggi ha svolto diverse attività interessanti. La cosa sicuramente più interessante è che noi dal basso siamo entrati in tutte le scuole, in tutte le comunità dei 25 comuni. Fondamentale è stato l'apporto dei consulenti, che oggi presenteranno il lavoro fatto, che in ogni comune, in ogni scuola hanno fatto delle attività. Noi siamo partiti da una programmazione locale. Cosa significa? Che tutte le attività svolte nei vari contesti sono partiti dai bisogni di quei contesti. Abbiamo incontrato famiglie, ragazzi, bambini piccoli, abbiamo fatto addirittura delle attività con i bambini delle scuole materne, con i bambini della scuola, della scuola di primo grado. Abbiamo fatto una serie anche di attività innovative genitori figli insieme. Abbiamo avviato 10 borse lavoro, perché questo progetto è caratterizzato da due grandi azioni: un'azione di prevenzione sul territorio e nelle scuole ed un'azione di inserimento lavorativo, come dico, le borse lavoro. Quindi è stato un lavoro faticoso, duro, perché ragionare con 25 comuni con realtà diverse, però abbiamo notato in realtà molto entusiasmo, molto attivismo, soprattutto nei paesi piccoli, dove per esempio sono state fatte anche nelle comunità diverse attività di cineforum, piuttosto che incontri con la comunità. Ricordiamo poi l'evento che abbiamo fatto a Viggianello un anno fa col procuratore della Repubblica, che ha avuto un grande risalto, e l'evento fatto per esempio al comune di Latronico con un cineforum in piazza, l'aperitivo analcolico. Le attività sono state veramente tante. Ci tengo a sottolineare che sicuramente questa pubblicazione, che riporta tutti i lavori ed è composta con un DVD, dove potrete trovare, li troverete anche sul sito di ogni comune, partendo da quello di Viggianello, dove potrete trovare tutto il materiale didattico e prodotto nelle varie attività, o meglio, i vari incontri che sono stati fatti con la genitorialità, troverete addirittura le slide che hanno utilizzato i consulenti. Le attività, ci sono anche gli spot. Un'altra cosa importante sono stati gli spot, sono state premiate 3 scuole che oggi ci saranno. I ragazzi hanno prodotto hanno fatto delle cose di grande qualità. Oggi per esempio sono qui presenti i ragazzi, diciamo, le 3 classi che hanno vinto lo spot, e ce lo faranno rivedere, ci spiegheranno perché l'hanno scelto. Una cosa importante è che questi spot i ragazzi hanno curato tutto, fino al montaggio. Sicuramente i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di spazi e hanno bisogno di potersi esprimere. Noi abbiamo cercato nelle nostre attività di farli esprimere, e quando i ragazzi si esprimono in realtà ti dicono quello che sentono, ti dicono quelli che sono i loro bisogni, e a noi ci hanno detto tanto. Perciò noi abbiamo voluto fortemente fare questa pubblicazione, perché la pubblicazione resta, è uno spunto, e noi da qui, parlo anche in qualità di coordinatore del piano sociale di zona, da qui partiamo per le prossime programmazioni. Dalle criticità di questa fase partiamo per il resto. Questo è fondamentale, perché bisogna sempre partire dalle esperienze. Questa è stata forse una delle poche esperienze davvero nel territorio, davvero programmate. Il centro di tutto questo sono stati i servizi sociali, ci tengo a dirlo, perché dai servizi sociali sono partite le relazioni, la programmazione, l'individuazione dei bisogni. Il servizio sociale che è centrale in ogni comunità. Va bene.